Prossimo intervento. Prossimo intervento è un altro progetto a cui siamo particolarmente affezionati. Iliana Schipani, sindaco del comune di Villa Scontrone, la riqualificazione del Sangro. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito a questa occasione che ci offre il CIRF per farci conoscere come stanno i nostri fiumi, che cosa si sta facendo, si sta provando a fare sui nostri corsi d'acqua. Torno qui a distanza di poco più di un anno, porto ancora questo esempio e vi prometto che, diciamo così, è un intervento che non è che abbia questo clamore di un intervento rivoluzionario o particolarmente esteso, però ha forse due particolarità. La prima è che arriva, è stata impressa una accelerazione su e un orientamento su questo tipo di intervento da un piccolo comune, un piccolissimo comune di montagna, e dall'altra il fatto che siamo riusciti a invertire completamente la rotta da un progetto che inizialmente era tipicamente quello della prassi tradizionale dell'ingegneria idraulica, trasformandolo in qualcosa di diverso. Quindi fondamentalmente è una storia da raccontare e un po' il messaggio culturale che si porta dietro. Andrò veloce in questa prima parte per dirvi che appunto il piccolissimo comune è quello di Scontrone, che vedete in verde nella parte sud della provincia dell'Aquila, confinante con Castel di Sangro. Nella mappa a fianco si vede tutta la piana alluvionale del fiume Sangro, da un certo punto in poi, dove dice Villa Scontrone, scendendo giù verso Castel di Sangro, il fiume è stato canalizzato e cementificato negli anni 80, adesso vedremo meglio come. Iniziata nel 1981, completata nel 1984, questi sono i lavori durante proprio la canalizzazione del Sangro. Era un alveo cosiddetto a canali intrecciati, molto esteso, insomma un fiume con un'importante portata e di sedimenti e anche dal punto di vista del regime idrologico, che a un certo punto è stato poi trasformato in un canale. Vedete qui ancora durante i lavori, si vede persino la gru ancora che gira. Il clamore di quei giorni, gli articoli di stampa, la colata di cemento sulle rive del Sangro, il fiume Sangro che fanno gli enti competenti, il fiume Sangro sarà ingabbiato. Erano gli anni Ottanta e diciamo che sui fiumi si faceva così, spesso e ovunque. Poi qualcosa è iniziato a cambiare, adesso lo vedremo meglio, quattro paesi contro le ruspe, perché quello che si è presentato agli occhi delle comunità locali è stato questo. Non si era capito all'inizio che sarebbe diventato questa sorta di autostrada. Vedete, questi muri spondali più esterni hanno una distanza tra di loro di circa 40 metri, l'alveo cosiddetto di Magra è relegato in una sezione di circa 10 metri, ci sono questi terrapieni nelle aree, chiamiamole di Golena, e poi il fiume che scorre un po' come un'autostrada qui dentro. Queste altre immagini che lo fanno vedere da monte, dal ponte di Villa Scontrone verso valle, qui ancora questo terreno doveva essere appianato, ma vedete bene i muri esterni, sono alti anche 2 metri, e quelli più interni delle difese spondali più interne. Non era finita qui, perché dal ponte di Villa Scontrone in su, verso Alfedena, quindi al limite della piana, quella che vedevamo prima nella mappa, sarebbero dovuti continuare questi lavori, ma a un certo punto la popolazione insorse, capì che era qualcosa di sbagliato, magari non aveva le conoscenze tecniche, non poteva immaginare quali ne sarebbero stati gli effetti, ma semplicemente vedere distruggere un fiume in quelle condizioni ha fatto scattare qualcosa. Ci furono manifestazioni, se vogliamo, veramente un po' antesignate, di persone che dicevano bisogna salvare il fiume, non si devono canalizzare i corsi d'acqua. Vedete sul ponte il cartello, no, la distruzione del fiume Sangro, questo scempio non sa da fare, proprio perché, come vedete in quest'immagine, con questo corteo che sfila nella parte dove le ruspe avevano già iniziato a spianare, a tagliare la vegetazione, siamo proprio a monte di quel tratto che era già stato canalizzato, quindi sarebbe dovuto continuare da lì e per altri 5 chilometri circa verso monte la stessa cosa. E riuscirono effettivamente a bloccare i lavori, perché a un certo punto iniziò ad arrivare la stampa, la RAI, anche un po' l'effetto mediatico, e quindi la cosa si bloccò fino ad arrivare a quella che possiamo dire il primo vero banco di prova.
La piena del 1991, siamo a circa 6-7 anni dalla costruzione del canale, era stato dimensionato in quel modo e fatto questo intervento ufficialmente con la necessità di regimare le acque. Poi probabilmente c'erano anche altri interessi che sono girati intorno a questo progetto, e il canale effettivamente ha tenuto dentro l'acqua di una piena importante, anche se poi in alcune zone verso valle effettivamente ci sono state esondazioni. Ma diciamo, la cosa interessante è qui capire cosa è successo dopo il passaggio di questa piena, perché la canalizzazione, per chi è del mestiere, viene da dire forse naturalmente, perché una sezione così ristretta per un fiume così importante che aveva un alveo così largo evidentemente non era in grado di reggere piene più consistenti, e quindi oltre a rimuovere i terrapieni ha iniziato proprio a spaccare, a rimuovere quelle che erano le difese spondali più interne. Vi prego di notare sulla sinistra, già dopo questa prima piena il corso d'acqua ha iniziato a scendere sensibilmente, perché ha iniziato a erodere in verticale e il letto del fiume si è abbassato. Questo processo è in atto ancora oggi. Vedete qui, quello all'interno era il canale di Magra dove doveva stare l'acqua, il fiume l'ha riempito di sedimenti, l'acqua è andata completamente in un altro corso e negli anni poi era iniziato a rivegetarsi, a fare isole, a creare ambienti di vario tipo. Il fiume in qualche modo si è rinaturalizzato in tutti questi anni, diciamo, è un processo, se vogliamo, anche molto interessante. I problemi non solo sono rimasti, ma addirittura sono aumentati, soprattutto quelli di rischio idraulico per la cittadina di Castel di Sangro a valle, che nel frattempo ha edificato anche in qualche modo delle aree diciamo che erano del fiume, e poi problemi anche proprio legati all'erosione verticale. Arriviamo all'inversione di rotta, vado velocissimo perché già mi indicano i tempi. Arriva questo progetto nel 2012, io sono sindaco e qui finalmente in qualche modo posso mettere un po' al servizio dell'amministrazione quella competenza sviluppata nella palestra del CIRF. Leggevo quei 20 anni che mi hanno un po' impressionato, ma sono quelli che mi hanno aiutato a poter dire qualcosa su questo progetto. Ci sono voluti 3 anni perché il progetto prevedeva di ripristinare le difese spondali tal quali, rimuovere tutti i sedimenti, tagliare la vegetazione all'interno, riportare il canale degli anni 80. Abbiamo proposto e siamo riusciti a far passare qualcosa di diverso. La demolizione delle sponde era un elemento, diciamo, che andava rimosso, non c'era motivo di rifare sponde che il fiume aveva già dimostrato di saper distruggere in quel modo. Tutte quelle in queste condizioni, la presenza di ponticelli e di passerelli all'interno che erano un ostacolo al deflusso, tutto questo è stato demolito. Gli argini sono stati costruiti a ridosso dei centri abitati, muri come questi, quelli più esterni ammalorati, sono stati completamente distrutti. Qui vediamo prima, mentre e dopo, vedete com'era prima, la demolizione di questi grandi blocchi e poi pian piano questa sponda che è stata poi anche spianata per riconnetterla alla piana e aspettare e capire se una piana ci andrà e cosa succederà. Questi sono i lavori di spianamento, vedete il canale più interno, la ruspa in azione, il martello pneumatico demolisce le sponde. Qui siamo dal ponte di Villa Scontrone, guardando verso valle, qui il fiume appunto aveva tolto il terrapieno e andava giù, anche questa difesa è stata rimossa e oggi si presenta così. Non commento più perché diciamo le immagini ormai parlano da sé, queste sempre dal ponte. Le visioni durante i lavori e come si presentano ora, avete capito? Vedete Scontrone, il capoluogo si vede lì in cima con la demolizione di tutte queste sponde interne, a guardarlo in quest'ultima foto sembra quasi un fiume ormai naturale. E insomma, questo è solo per dire appunto che poi sono usciti nuovi articoli di stampa, questa volta di stampo diverso, davano un messaggio completamente diverso dopo 30 anni tolto il cemento dal fiume Sangro. Servizi della stampa anche sul TG3 nazionale, sul TG Leonardo, questo appunto per dire che ha avuto un'enfasi anche di carattere mediatico e di diciamo così possibilità di veicolare il messaggio molto importante. Anche su Repubblica è uscito un articolo di Paolo Rumiz, anche in collaborazione con Andrea Goltara, nel quale abbiamo cercato di spiegare la filosofia che ci fosse dietro questo progetto. È stato premiato anche come comune che in qualche modo ha provato un po' a rompere un fronte culturale da questo punto di vista, il premio Comuni Virtuosi, il premio del Cresco Award l'anno scorso all'Assemblea Nazionale dell'ANCI,
E poi anche il messaggio culturale che dicevo su Repubblica dell'anno scorso, il 25 agosto, la virtù si fa lobby, 100 sindaci uniti nel rispetto delle regole del territorio. C'è proprio un'intervista che mi è stata fatta in cui provavo proprio a dare il messaggio dicendo: ci sono voluti 3 anni, l'accordo di tutti, sindaci, cittadini e regioni, che ci ha messo 1 milione di euro, le risorse c'erano, non la mentalità, bisogna togliere il canale di tutto, eliminare il cemento, rinaturalizzare, dare al fiume lo spazio per espandere le sue acque senza fare i muri in cui contenerle, senza ostinarsi a infrastrutturare. Abbiamo vinto, le ruspe sono arrivate un anno fa, ci vorrà tempo, forse anni, e 20 milioni di euro, ma ce la faremo. Grazie. Grazie Leana, abbiamo anche qui spazio per qualche domanda. Marco Monaci, prima fila, grazie. Sì, Ruffini, no, chiedevo solo una cosa, dopo l'intervento, se c'è stato un ulteriore evento di piena simile a quello del 91, che dalle foto ho visto una piena importante, e se sì, come ha reagito il fiume? No, piene di quel tipo ancora no, siamo in attesa. Siamo in parte, diciamo così, molto curiosi, in parte c'è l'idea di capire effettivamente quale sarà la reazione. C'è da dire che appunto giù nella zona urbanizzata non c'è stato molto che si è potuto fare, quindi la situazione è rimasta di fatto intatta. Sono stati però creati degli argini. Questi argini sono stati realizzati con tutto il materiale che veniva proprio dalla demolizione delle sponde, triturati e messi. Abbiamo notato che un po' durante le morbide c'è effettivamente ancora un importante trasporto solido, perché laddove erano state tolte quelle difese spondali e c'era questo sedimento che inizialmente era bloccato dentro le sponde, pian piano durante le morbide, l'abbiamo visto anche in una sorta di piccolo monitoraggio fatto col CIRF in un evento un anno fa, vengono prese in carico e mobilitate molto velocemente. Se ci fosse una piena oggi di quel tipo, cosa accadrebbe? Presumibilmente il fiume non riuscirebbe ad andare nelle aree inondabili, alluvionali che ci sono ancora lungo il canale, che sono tutte aree del demanio pubblico e quindi sarebbe la loro destinazione naturale. Per questo aggiungo, anche per dare una notizia, stiamo lavorando tra Comune di Scontrone, Comune Castel di Sangro, Regione Abruzzo, e per arrivare al Ministero e riuscire a rientrare in quei famosi progetti integrati con il 20% di risorse da destinare, perché questo è un caso emblematico che mette insieme, diciamo, contrasto, riduzione del rischio idraulico e tutela e recupero degli ecosistemi fluviali. Quindi speriamo, insomma, di riuscire effettivamente a far sì che ci possa essere un'espansione naturale delle piene con gli studi idraulici e ambientali del caso, che possa consentire di svolgere veramente la funzione che stiamo perseguendo. Altre domande? Anche dagli studenti, ci interessano le vostre domande. In modo particolare. Sì, volevo sapere se c'è stata anche una parte della popolazione che si opponeva a questo intervento e quali sono stati i cardini su cui fare leva per cambiare l'opinione pubblica di chi era contrario a questo approccio. Allora, dico subito che non c'è stata nessuna opposizione, devo però diciamo onestamente anche aggiungere che è un'area su cui ci sono poche pressioni, e di carattere agricolo e di carattere urbano, almeno nelle zone di monte, e quindi è stato relativamente più semplice rispetto ad altre realtà. Come dicevo, anche la presenza di queste aree del demanio pubblico sicuramente diciamo hanno dato una grande mano, almeno dal punto di vista della governance, diciamo così, del non avere grandi soggetti o gruppi di interesse che potessero in qualche modo alzare i muri, mi viene la metafora. Dall'altro lato era innata nella popolazione, nelle comunità locali, è stata vissuta quasi come una sorta di rivalsa, come vi facevo vedere dalle immagini di allora, non si era spento, non si era sopito quel sentimento, diciamo così, di sentirsi sottratto qualcosa, e quindi l'idea di veramente vedere il fiume che poteva cambiare aspetto e assumerne uno se non uguale a quello di 30 anni prima, ma comunque con l'idea di togliere quel cemento, è stata subito presa sicuramente con un favore positivo. Anzi, anche durante il cantiere
c'erano spesso ragazzi pescatori, persone che venivano a vedere, chiedevano, si meravigliavano, si emozionavano, quindi è stata un'esperienza anche molto bella come amministratore locale. Tornatore Regione Emilia Romagna, e io conosco bene quella zona, sindaco, conosco Castel di Sangro molto bene, ci vivono i miei genitori. Da amministratore, negli anni Ottanta Castel di Sangro è stata forse una delle zone dell'Abruzzo dove c'è stata una delle più grandi speculazioni edilizie della storia dell'Abruzzo. Quali sono le relazioni tra pianificazione urbanistica e quell'intervento? Perché quell'intervento ha comportato poi una serie di conseguenze nell'ambito urbano di Castel di Sangro. Secondo me sarebbe il caso, come dire, di porre ogni tanto l'accento su queste questioni, perché interventi di quel tipo non sono mai fini a se stessi, questa poi è la realtà dei fatti. Io sono il sindaco di Scontrone e oggi sono fuori campo. Evidente che c'era era un periodo in cui c'era un'altra mentalità e per i fiumi e dal punto di vista delle pianificazioni urbanistiche. Poi gran parte di quelle previsioni è stato dato corso, quindi parte di quelle aree alluvionali e inondabili sono oggi effettivamente urbanizzate. Che questo attenga alla logica che diciamo ci fosse l'obiettivo di recuperare spazio nella pianura per nuove edificazioni è successo in tanti altri luoghi e diciamo potrebbe anche essere. Ad oggi però il fatto che per quel motivo si fosse costruito un canale non è, diciamo così, una buona cosa, perché di fatto la presenza di quel canale con le abitazioni vicino ha incrementato paradossalmente il rischio idraulico. Quindi l'idea è probabilmente, come spesso accade, di non perdere la memoria di dove il fiume può arrivare con le sue acque, e per quello si diceva di invertire la rotta. Forse si è capito che bisogna fare qualcosa di diverso. C'è una situazione favorevole perché le aree a monte nel comune di Scontrone, in parte nel comune di Castel di Sangro, come dicevo, sono ancora libere e si potrebbero effettivamente utilizzare come aree naturali di espansione della piena, anche per cercare di limitare i danni più a valle. Grazie Leana.